a tutti, benvenuti e bentornati in un nuovo video interattivo. Oggi andremo a fare il video Qualcosa di nuovo nel tuo futuro. Vediamo un po', in base all'andamento della stesa e quello che dicono le carte, cosa ci sarà di nuovo nel vostro futuro. Ricordo che un interattivo non può sostituire una stesa personale fatta con nome e data di nascita. Ricordo pure che essendo un interattivo dovete semplicemente prendere ciò che risuona con la vostra vita, con la vostra situazione. Qualsiasi sia il settore a cui le mie parole si agganciano, lavorativo, sentimentale, familiare o di amicizia o personale, e lasciare andare il resto, perché quello che non risuona con voi sicuramente risuonerà con qualcun altro. Ricordo che il video è adatto a tutti coloro che lo stanno guardando, sia uomini che donne, ed è valido dal momento in cui viene cliccato, anche se lo vedrete fra un mese, fra una settimana, fra un anno, e per il momento attuale. Andiamo subito a vedere la variante numero 1. Abbiamo due varianti, variante 1 contraddistinta con la pietra rossa e la variante 2 con la pietra verde. Andiamo subito a vedere cosa ci dicono le carte per quanto riguarda la variante numero 1, per coloro che hanno scelto la pietra rossa. Oggi andremo ad utilizzare anche il mio nuovo mazzo. Allora, innanzitutto andiamo a vedere quali sono le nostre energie. Bene, abbiamo come prima carta la temperanza. La temperanza è una carta non soltanto di pazienza, non soltanto di tranquillità, ma soprattutto è una carta che ci fa capire che è giunto il momento di guarire da qualcosa, di guarire da qualcosa che può essere un pensiero, può essere una situazione, può essere un periodo negativo che si trasforma in positivo. Sicuramente abbiamo un qualcosa che trova un equilibrio. Abbiamo la possibilità di vivere, di crescere, di guarire e di creare. Rappresenta proprio il pensiero e le emozioni che provengono dall'anima e non dall'istinto, da quello che diciamo che si fa sul momento. Diciamo che può rappresentare una persona che si vuole prendere cura di qualcuno che è vicino, oppure dare conforto a qualcuno che è vicino. Indubbiamente rappresenta un raggiungimento di un accordo, armonia, positività, situazione o persona abbastanza positiva. E poi abbiamo il sole. Il sole come carta sapete che è la carta più bella che ci può essere sia nei tarocchi e sia anche nelle sibille. È una carta di positività, di trionfo, tutto quello che è, diciamo, confuso viene messo in chiaro, tutto ciò che è un disguido viene chiarito. È una di quelle carte che rappresenta la massima espressione della positività e soprattutto influisce positivamente anche se ci dovessero essere carte negative. Abbiamo qui la presenza di un personaggio, di un uomo, di un qualcuno che rappresenta un personaggio maschile. Potreste essere voi se siete uomini, mentre se siete donne può rappresentare l'altra persona, che potrebbe essere chiunque, potrebbe essere la persona che avete accanto, un familiare, un amico, un datore di lavoro, un collega, potrebbe essere qualcuno del passato, potrebbe essere qualsiasi tipo di persona. E poi abbiamo è tempo di andare. È tempo di andare è quella carta che scusate, ci indica che è tempo di lasciare andare tutto ciò che non è più per noi. Diciamo le conclusioni, il completamento di una situazione, lasciarsi dietro tutto ciò per il quale non c'è più niente da fare, lasciare andare tutto ciò che diciamo abbiamo passato di negativo. Questo mi fa pensare che come prime quattro carte, mi fa pensare che voi troverete un equilibrio e troverete molta più positività e molto più serenità e tranquillità, e tutto vi andrà meglio se lascerete andare questo personaggio maschile. Se siete uomini, invece, dovrete lasciare andare un qualcosa che, diciamo, magari è da tanto tempo che vi trascinate dietro e che avete capito finalmente che non c'è più niente da prendere. Andiamo a vedere con le carte delle coppie, se ci danno qualche altro indizio su chi può essere.
potrebbe essere anche una situazione dove c'è un personaggio. Ecco qui che mi parla di un legame, mi parla di un legame, però qui mi parla di un legame che io suppongo che è da molto tempo che esiste questo legame con questa persona. E voi è da tanto tempo che riflettete sul fatto di lasciarlo andare, anche se ancora vedo che vi sentite molto legati, vi sentite molto attratte e molto legate da questa situazione dove magari c'è un personaggio maschile o proprio da un personaggio maschile, però vedo che state proprio pensando che è giunto il momento di lasciarlo andare perché di fondo avete capito che vi sentite meglio, vi sentite più tranquille, vi sentite più realizzate se, diciamo, quando siete da sole, ecco, quando non siete con questo personaggio, voi state meglio. E questa è la realizzazione del momento attuale. È come se voi state comprendendo che è arrivato il momento di non stare più troppo, diciamo, attaccate magari a un ricordo, perché quello che voi ricordavate, diciamo, in questo momento non è più come doveva essere, o magari c'è un qualcuno che si sta ripresentando e voi lo ricordate in un certo modo, però poi vi rendete conto che di fondo siete rimasta legata a un ricordo e la persona è completamente diversa da ciò che vi aspettavate. Dividiamo subito le carte così da avere anche per la seconda variante. Allora, vediamo un po'. Aspettate che sposto queste in modo da avere tutto lo spazio possibile. Infatti, abbiamo prima di tutto la carta della confusione. Allora, voi siete rimaste con dei sensi di colpa, in solitudine, in confusione per un rifiuto che vi è stato fatto nel passato. Forse qua abbiamo capito. Forse abbiamo capito. Allora, mie care, qua la situazione è molto semplice da spiegare. Voi siete rimaste legate a una persona che in passato molto probabilmente vi ha rifiutato. Questo rifiuto si è ancorato alla vostra vita, si è ancorato alla vostra memoria, ai vostri ricordi e ha creato una forma di legame subdolo e soprattutto molto profondo che è rimasto ancorato nella vostra vita e che voi oltretutto avete tenuto nascosto. A parte questo, siete rimaste isolate dal mondo con dei sensi di colpa che non fanno parte della vostra vita e se avete vissuto tutto questo tempo in un'illusione e con una forma di rivalità verso voi stesse, perché io presuppongo che questa rivale non esista, perché questa rivale che voi vi siete creata è semplicemente una cosa illusoria della vostra mente e alla quale siete rimasta legata con questa specie di amore, diciamo, adolescenziale che vi siete portato fino a qua. Fino a qua perché lo dico? Perché appunto abbiamo il momento della rinascita, il momento della guarigione. Vi state rendendo conto, forse rivedendolo, forse risentendo parlare di lui, vi state rendendo conto che non è la persona che ricordavate e che tutto quello che avete fatto in questi anni legate a questo rifiuto, a questo ricordo, a queste illusioni, non è servito a niente, cioè è come se vi state rendendo conto di aver perso del tempo e adesso ci vuole abbastanza pazienza per cercare di mandare via questa sorta di confusione che sta arrivando nella vostra mente, dovuto o a un nuovo incontro, o avete fatto un nuovo incontro, o lo avete rivisto, qualcuno vi ha parlato di lui. Ecco qui la scelta. Fatemi scegliere. Ecco qua. Allora, questa persona vi ha semplicemente tenuto legato a niente.
A niente, perché adesso che voi avete raggiunto una certa stabilità, siete in grado di capire che la scelta giusta da fare è quella di chiudere completamente questo ciclo e ricominciarne un altro, perché questa persona vi ha semplicemente impoverito, impoverito nel senso impoverito a livello morale, a livello di avere quella vitalità di conoscere altre persone, di e gestire la vostra vita in un certo modo, di non rifiutare niente. Voi invece avete sempre rifiutato pensando di fare la cosa giusta. Invece questa persona bella e bella faceva la sua vita senza neanche pensarvi, mentre voi siete rimaste legate a un pensiero che ha semplicemente rovinato tutto questo tempo di attaccamento. Infatti adesso che cosa succede? Questo fulmine a ciel sereno che sta arrivando nella vostra vita o che è arrivato vi sta facendo rendere conto che tutto quello che avete fatto e tutto il tempo che avete appunto sprecato è stato vanificato da questa persona o da questa situazione che non era adatta a voi. Infatti vi state rendendo conto di tutto quello che potevate fare e non avete fatto e di tutto quello che potevate avere, però ancora siamo in tempo e ancora siamo nella direzione giusta, siamo in quella direzione di, diciamo, eliminare tutto ciò che non va più bene, cioè finalmente buttare fuori quello che è il nostro pensiero, quello che è il nostro modo di vedere le cose e perciò cercare di capire qual è, la situazione migliore per poter rinascere, per poter andare avanti, cioè tagliare i rami secchi, perché tutti questi rami si sono aggrovigliati nella vostra vita, si sono aggrovigliati attorno a voi ed era arrivato il momento che non vi facevano più muovere, pensando sempre che fosse la cosa migliore. Adesso andiamo a vedere una delle carte del mio nuovo mazzo. Vediamo qual è il messaggio per la prima variante. Vediamo un po'. Nel mezzo delle difficoltà nascono opportunità. Eccoci qua. Nel mezzo della difficoltà, cioè nel mezzo di tutta questa confusione, nel mezzo del rendersi conto che è stato del tempo perso, avete l'opportunità di far nascere una nuova situazione abbastanza positiva, perché non ci scordiamo che abbiamo la carta del sole e la carta della guarigione. Legata a questa, nel mezzo delle difficoltà nascono opportunità. Voi vedrete o avete appena visto che in tutto quello che voi vedete di negativo, in tutto questo ripulist che dovete fare di questa storia, vedrete che nasceranno nuove opportunità e nuovi modi di conoscere gente, frequentare gente e soprattutto di vedere il mondo in un modo diverso. Bene, prima variante, questa è la vostra stessa. Come sempre, mi raccomando, se vi ritrovate nelle mie parole, vi aspetto nei commenti. Io passo alla variante 2. Eccoci con la variante numero 2 per chi ha scelto la pietra verde. Abbiamo la papessa. La papessa è una carta di studio, di riflessione. La papessa è una carta statica, perché la papessa non ha azione, non ha movimento, ma è semplicemente uno studiare, un raccogliere informazioni per un qualcosa che potrebbe avvenire prossimamente. In questo momento, quelli che si sentono legati a questa variante stanno studiando, stanno mettendo, incamerando informazioni, stanno cercando il più possibile di avere a livello di studio, a livello di lavoro, attrezzarsi in modo sempre più evoluto a quello che sarà l'approssimarsi, non so, di un esame oppure di un nuovo lavoro o di una prospettiva lavorativa superiore, cioè un avanzamento di livello. E questo è il momento, diciamo, di studiare, di informarsi. Fidanzamento. E qui abbiamo la carta del fidanzamento. Fidanzamento che è relazione, innamoramento. Questo può essere legato sì all'innamoramento, cioè prendere informazioni sulla persona, conoscersi meglio prima di instaurare un legame abbastanza profondo, ma è anche una carta di relazione, cioè relazionarsi agli altri, avere, diciamo, un collega di lavoro, entrare in una nuova equipe, avere, diciamo, non so, anche a livello artistico, avere anche delle colleghe a livello artistico, non lo so, musicale, di danza, artistico a livello di pittura, tutto quello che riguarda, diciamo, qualsiasi cosa sia in combinato con altre
persone e abbiamo l'arrivo di notizie in qualsiasi sotto qualsiasi forma, che sia email, telefonata, che sia qualsiasi tipo di notizia, sta per arrivare per voi un qualcosa di molto importante e presumo di molto nuova vita, appunto, di qualcosa di molto positivo. Queste sono nuove idee, crescita, opportunità che appunto vi faranno capire che è il momento di studiare, cioè di approfondire quello che è il vostro sapere. Adesso andiamo a vedere con il mazzo delle coppie. Potrebbe essere in qualsiasi settore, eh? O magari potrebbe riguardare qualcuno che conoscete, qualcuno della vostra famiglia. Potrebbe riguardare anche voi, un figlio, qualsiasi persona si trovi in queste situazioni. Ecco che quello che vi sta per arrivare è come un dono. Vedete la carta? Vedete che lui sta donando una rosa a lei. Allora, quello che sta arrivando è come un regalo che la vita vi vuol dare. Un regalo che la vita vi vuol dare perché vi farà diventare una persona molto più, non dico imponente, ma una persona molto più sicura di sé. Questo dopo che cosa? Dopo una situazione di separazione, perché qua vedete le due persone sono insieme, adesso lei è sola, sola in riva al mare. Questo significa che questa separazione, di qualsiasi genere sia, in qualsiasi relazione si trova questa separazione, è una separazione che vi ha colpito molto a livello emotivo. Questo vi porta adesso a tuffarvi nello studio, a tuffarvi nel lavoro. E questo che sta arrivando, perché sta per arrivare per voi un qualcosa di molto importante, di molto significativo, sarà come un dono che la vita vi vuol dare per, diciamo, quella sofferenza che questa separazione vi sta provocando. Adesso andiamo a vedere con i nostri oracoli. Vediamo un po'. Opla. Allora, devo dire che è una situazione molto positiva per voi. Parliamo di benessere, di resistenza, equilibrio e silenzio. Dovete resistere e trovare un equilibrio anche silenziosamente. In che senso? Questa separazione per voi sarà stata abbastanza pesante, però devo dire che in questa separazione voi troverete un benessere che, diciamo, in questo momento richiede un pochettino di... Prima di essere attuato, prima di manifestarsi, richiede un po' di resistenza e soprattutto di equilibrio. Equilibrio perché dovrete tornare a fare qualcosa a livello di studio, a livello di lavoro, a livello di approfondimento. Anche semplicemente entrare a lavorare in un posto e cercare di capire come è l'andazzo del negozio, dell'attività, imparare un nuovo macchinario, tutto quello che riguarda lo studio, il mettere in moto il cervello per capire. Quello che diciamo vi farà da supporto in questa situazione, appunto, è la curiosità, la decisione di essere sedotti da questa nuova situazione, essere, diciamo, un pochino più curiosi, un pochettino più decisi, perché la vostra decisione sarà proprio un qualcosa che vi cambierà, vi porterà delle nuove esperienze. E questa decisione di farvi sedurre dall'ignoto, di farvi sedurre da un qualcosa che non conoscete, per voi, ripeto, porterà abbastanza benessere. Benessere appunto che vi porterà a una crescita non solo interiore, non solo emotiva, ma anche a livello lavorativo, a livello strutturale, a livello come dire, di carriera e vi farà risollevare da questo peso appunto che vi state portando dietro. Le vostre scelte saranno quelle che vi faranno capire che il peso che stavate portando era un peso un pochettino, diciamo, inutile da portare, perché è molto meglio certe volte pensare a se stessi e non sempre pensare agli altri. Questo è il momento di pensare a voi stessi, pensare a quello che dovete fare per voi, per avere un benessere che sia anche duraturo nel tempo.
E la curiosità vi spingerà a decidere nel modo migliore. Ecco qua la carta che aspettavo. Abbandonare anche con un po' di sacrificio quello che state vivendo in questo momento per qualcosa di nuovo, per qualcosa di più gratificante, per qualcosa di molto più importante. Abbiamo la carta del Papa. La carta del Papa è appunto il sapere, il passaggio tra il vecchio e il nuovo. Questo passaggio che voi andrete a fare vi porterà a qualcosa di molto più studiato, di molto più articolato. Non sarà una cosa, diciamo, sempliciotta, ma sarà un qualcosa di strutturato. Eccovi qua, voi siete una bella regina di coppe e devo dire che voi ci mettete sentimento e passione in tutto quello che fate. Potrebbe anche essere che per alcuni di voi sarà appunto l'incontro con questa donna, se siate uomo o siate donna, non ha importanza, con questa donna, con questa signora che tenderà ad aiutarvi perché capisce quali sono le vostre potenzialità. Ecco qua il festeggiamento, la scelta e il benessere. Io non so più cosa dirvi perché qua le carte, dopo questa scelta, saranno carte che andranno sempre ad alimentare la positività. Abbiamo la carta del benessere, la regina di bastoni, che è una regina che mette tutta la passione possibile, tutta la concretezza possibile nel materializzare quello che ha in mente, il raggiungimento anche con sacrifici, sacrifici nel senso di allontanare questo pensiero di questa separazione, mettersi a migliorare quello che è il vostro sapere, anche con sacrifici riuscirete ad ottenere il massimo. Devo dire, anche potrebbe essere a livello sentimentale, non si sa mai. Adesso andiamo a vedere cosa ci dice il nostro nuovo mazzo per la seconda variante. Vediamo un po'. L'unico limite alla realizzazione di domani saranno i nostri dubbi di oggi. Perciò cerchiamo di non avere dubbi, cerchiamo di essere concreti, cerchiamo di capire realmente quali sono le vostre potenzialità. L'unico limite a quello che potete realizzare domani, che sarà un qualcosa di molto gratificante per voi, di molto importante, sono i dubbi che avete oggi, i dubbi, le incertezze. Magari non riesco a far funzionare quella cosa, non riesco a integrarmi nell'organigramma dell'azienda, dell'attività, non riesco a rimettermi sui libri. No, questi sono tutti i dubbi che avete voi nella vostra testa, ma niente è irrealizzabile. Bene, seconda variante. Questa è la vostra stessa. Se vi riconoscete nelle mie parole, mi raccomando, vi aspetto nei commenti. Vi ringrazio tutti per le iscrizioni, per il supporto che mi date, continuate a iscrivervi al mio canale per non perdere i video successivi. Il mio indirizzo di posta lo trovate giù sotto il video per mettersi in contatto con me. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.